Magenta è considerata davvero la città dell'Unità d'Italia. Quest'anno, nell'occasione del 150° anniversario appunto dell'Unità d'Italia, abbiamo voluto sempre di più marcare questo progetto, cioè unire la nostra città alla storia locale ma alla storia nazionale. Con la Proloco Magenta da qualche anno siamo attivi nel far sì che una pagina importante della storia d'Italia che si è giocata a Magenta, cioè la battaglia del 4 giugno 1859, diventasse davvero un patrimonio non solo dei magentini ma di tutti gli italiani. Noi ogni anno proponiamo una importantissima rievocazione, è diventata la rievocazione risorgimentale più importante d'Europa con 500 figuranti, però Magenta non è solo questo, Magenta è anche Parco del Ticino, Naviglio Grande ed è anche la città in provincia di Milano della musica. Dico questo perché pensate che noi a Magenta abbiamo un teatro con un'orchestra di professionisti, un ensemble giovanile, una piccola orchestra, 12 cori, una corale civica, 3 bande centenarie, una fanfara dei Bersaglieri e addirittura un festival jazz con una band locale che ogni anno organizza un festival jazz in provincia di Milano di grandissimo rilievo. Ma la novità da quest'anno è che con il professor Bruno Casoni, maestro del coro della Scala di Milano, che è di Magenta, stiamo facendo nascere una fondazione di alta scuola musicale che da quest'anno, dal marzo di quest'anno, lancerà un concorso internazionale, un vero e proprio bando internazionale per giovani voci liriche. Quindi i migliori giovani cantanti di lirica saranno presenti a Magenta. Quindi una città davvero che dal punto di vista storico, culturale e ambientale ha molto da offrire e che vuole insieme al suo territorio, quello cioè dell'Ovest Milanese, proporre un grande progetto in vista dell'Expo 2015. E credo che Magenta con questi progetti sarà in grado di offrire un'importante occasione di incontro con la storia della Lombardia e con la storia d'Italia, appunto proprio a Magenta.